Di modi per cucinare le zucchine ne esistono davvero tantissimi. Ma immagina di tagliarle a metà, farcirle e poi gratinarle in forno. Ti sento da qui che stai facendo. Zucchine ripiene alla Ligure, si comincia! Ho cotto le zucchine per circa 5-6 minuti in una pentola con acqua bollente e già salata. Dopodiché le ho scolate in una bacinella con acqua ghiacciata per fermare la cottura e per mantenere vivido il colore. Adesso comincio a spuntarle. Poi le taglio a metà e con uno scavino ricavo la polpa. Fai attenzione a non scavarle troppo perché la buccia ci serve per mantenere la forma. Mi raccomando, fa attenzione che le zucchine siano freschissime, perché quelle vecchie non solo sono un po' moscette, ma rischiano di essere anche un po' amare. Tengo da parte la polpa perché mi servirà dopo. Ho finito con le zucchine, adesso mi occupo del ripieno. Questa ciotola verso il pane. E poiché è raffermo, vado ad ammorbidirlo con il latte. Do una mescolata e poi mi sposto ai fornelli. In una padella metto un giro d'olio, accendo alla massima temperatura e aggiungo anche la cipolla tritata. Poi le acciughe scolate e ora posso abbassare la temperatura e lasciar cuocere fin quando le acciughe non si sono ben sciolte. La cipolla si è stufata per bene, adesso posso aggiungere la polpa di zucchine e faccio saltare il tutto per un paio di minuti. Il soffritto è pronto, lo faccio intiepidire un attimino e nel frattempo mi occupo del resto. Nel mixer vado a frullare i filetti di tonno che ho già sgocciolato. Poi unisco i capperi che ho già dissalato, i pinoli tostati e infine il pane ammollato che vado un po' a strizzare. Chiudiamo il mixer e azioniamo. Ecco come si presenta il nostro composto, bello compatto. Adesso lo trasferisco in una ciotola e unisco anche la polpa di zucchine e continuo aggiungendo il parmigiano grattugiato, le uova e condisco con sale, pepe, profumo con qualche rametto di timo e infine verso il pan grattato. E ora cominciamo a farcire le zucchine. Ecco pronta la prima, adesso vado avanti così con tutte le altre. Tutte le zucchine sono pronte, non mi resta che trasferirle su una teglia. Io l'ho già unta, ma se preferisci puoi anche utilizzare un foglio di carta forno. E completo con una spolverizzata di pan grattato. Questo ci aiuterà a creare una bella crosticina dorata. Le cuocio in forno già caldo in modalità grill a 250 gradi per circa 10-12 minuti o comunque fin quando in superficie non si crea appunto la crosticina. Una volta cotte falle riposare per 5 minuti. Le zucchine ripiene alla Ligure sono un secondo piatto praticamente perfetto per qualunque occasione, specialmente di domenica. Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove trovi gli ingredienti, le dosi e il procedimento spiegato passo passo. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un bel like. E se hai qualche domanda da fare, scrivila pure nei commenti. Se non l'avessi ancora fatto invece, iscriviti subito al canale di Giallo Zafferano per restare aggiornato su tutte le novità. Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.